Ciao ragazzi, allora ci siamo lasciati un po' così, dai, che stavo pulendo questa parete e stavo togliendo tutto quel materiale che c'era con il pulitore. Sono andato avanti un altro po', poi dopo c'è stato un problema, ho dovuto lasciar perdere, fermare tutti i lavori e ci sono lasciati un po' così, insomma. Tutta questa parete qui sono riuscito a finirla ed è tutta quanta pulita con il pulitore. Dopo ho finito il pulitore, quindi sono andato a comprarlo un altro. E questo giro l'ho trovato in ferramenta, è un'altra marca. Faccio vedere, tanto chi se ne frega. E poi vediamo un attimo come funziona e continuiamo le nostre pulizie. Quindi oggi andiamo avanti nell'armadio, perché come vedete tutta questa parte qui è stata pulita. Questa è a posto. Invece dentro l'armadio ora è buio, non si vede tanto, ma è ancora tutto da pulire. Quindi mettiamo una luce e puliamo. Dicevo, questo prodotto qui della Maura pulisce molto meglio, è molto più buono di quell'altro, però ha il difetto che come bomboletta schizza molto di più, quindi cade molto più liquido per terra e dovete fare molta più attenzione quando lo usate. Io cosa faccio? Per pulire utilizzo questo disco qui e non uso la parte proprio così frontale, ma ci do un po' più di taglio in modo che sia un po' meno aggressiva. È fatta, ora vi faccio vedere. Dopo tante prove, credo che questo qui sia il metodo migliore per far prima, perché con il pulitore basta, rimangono residui, con la carta vetrata si fa fatica, si impasta. Ho fatto tante prove e credo che questo qui sia il metodo migliore, e dov'è che andiamo anche a rovinare meno l'alluminio. Se rimane come qui, io dico che è perfetto. Qui la colla si attacca senza problemi, anche perché ho dovuto fare tutta questa parte qui più tutta questa. Adesso questa devo ancora pulire con la spazzola, però una volta pulita col pulitore il risultato è questo, vedete? Qua gli devo dare ancora col pulitore, qui l'ho già pulita. Io poi gli do con la spazzola perché secondo me viene molto meglio e la colla attacca molto di più. Ok ragazzi, ora ho pulito tutto quanto e adesso vado a stuccare. Come stucco uso lo stesso che ho utilizzato nel bagno, quindi andate a vedere nelle puntate dove ho rifatto il bagno. Uso lo stesso perché sulla confezione c'è scritto che in realtà quello stucco andava bene non solo per le plastiche, ma è specifico anche per altri materiali come alluminio, ferro e anche altri materiali come il muro e legno, quindi andava bene un po' per tutto. Quindi siccome va bene anche per il ferro, io lo stucco dalla parte interna da ripristinare un po' quello che era l'alluminio. Questo è un bicomponente, quindi c'è A, componente A che è lo stucco, più l'indurente, componente B che non è altro che indurente, e bisogna mettergliene proprio una goccia appena, altrimenti non si lavora più. È molto semplice da utilizzare, una volta che è pronto non bisogna fare altro che stenderlo sulla superficie e andare a chiudere i fori, semplicissimo. Purtroppo questo c'è solo di sto colore,
e quindi ci accontenteremo. Mi raccomando, pochissimo catalizzatore, perché è una roba micidiale. Tira velocissimo, tira. Io ne ho usato pochissimo e già sta iniziando a tirare, per farvi capire quanto è veloce. Quindi fatene proprio poco alla volta. L'importante è riuscire a ripristinare i fori che c'erano della ossidazione dell'alluminio. C'era un'esagerazione di fori e ora li ho chiusi tutti. E se spegna la luce, ok, non c'è più uno spiffero di luce che entra. Come vedete, vuol dire che li ho chiusi tutti. Perfetto. Beh, direi che per oggi basta, che tanto ormai mi sono stufato, ho fatto giusto qualche ora e adesso vado, metto via tutto e basta, per oggi basta. C'è ancora tanto lavoro da fare, ma con calma, nei prossimi video, nei prossimi giorni. C'è anche domani, poi ci sono altri giorni per poter lavorare. Bene, 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 bene. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!